una grande emozione perché ritorno dopo tanti anni, dopo un percorso da calciatore lungo e sicuramente è un ritorno a casa che mi emoziona, mi responsabilizza perché tutti sanno che sono cresciuto qua, comunque il settore giovanile è stata la mia maglia per tanti anni, sono un tifoso. E questo è importante per me, è ovvio che io sono venuto qua per dare a livello professionale il mio contributo, per cercare di portare la primavera a risultati migliori possibili e quindi è un ringraziamento a partire dal direttore, da chi mi ha voluto e dal presidente Ferrero perché sono qua, quindi sicuramente una grande emozione. Il senso della partenza sicuramente penso che sia importante. Io ho sempre cercato di dare il massimo della mia professionalità e della mia esperienza ovunque sono stato. È ovvio che qua, alla Sampdoria, a casa mia, si unisce anche un po' di cuore in più, però io sono focalizzato per fare il meglio possibile, per lavorare al meglio possibile, quindi questi sono i miei obiettivi. Con la SPAL Primavera è stata un'esperienza molto formativa perché ho vissuto 2 anni in crescendo e l'anno scorso abbiamo perso la finale contro la Lazio a pochi minuti dalla fine per salire in Primavera 1. Mi ha dato modo di crescere molto e quindi ringrazio sicuramente la SPAL che mi ha dato questa possibilità. Ovviamente quando c'è stata la possibilità e un'apertura per venire qua alla Sampdoria è stato il mio grande desiderio, l'ho voluto a tutti i costi e sono molto felice che poi si sia verificato questo e adesso mi trovo qua e sono. È la scelta veramente che più volevo fortemente e sono soddisfatto. Il fatto che la prima squadra e la Primavera siano legati penso che sia un valore aggiunto e quasi fondamentale. E ora la mia avventura sta iniziando adesso, quindi ci sarà modo e tempo anche per parlare di quello che saranno i nostri programmi. È ovvio che la prima squadra viene prima di tutto. Io sono al servizio della prima squadra, cercando di ottenere il massimo possibile con la Primavera, quindi se questo connubio viaggia insieme penso che dal mio punto di vista sia solo che un valore aggiunto. Quando io facevo la Primavera qua alla Sampdoria sicuramente non c'era un'organizzazione che c'è adesso, non si dava forse questa importanza, la prima squadra in quegli anni lì viveva momenti esaltanti e ho i ricordi di fare la partita della mia categoria e correre subito allo stadio per vedere la prima squadra dove c'erano grandissimi campioni. Ho avuto la fortuna anche di allenarmi con loro, erano i Viali e Mancina, c'era anche il direttore Invernizzi, quindi secondo me era veramente il top e me la sono goduta tutta. Purtroppo non ho avuto la possibilità di esordire, però sono stati anni molto importanti. Era un altro mondo, in questo momento qua ovviamente l'organizzazione e tutto il contorno è sicuramente molto più professionale e professionista. Sono venuto qua durante l'inverno in Coppa Italia, era un po' che non veniva Bogliasco e ho visto che veramente si sta facendo molto, le infrastrutture penso che siano importanti per ottenere dei risultati, siano la base o comunque una componente importante. E quindi giocare a Bogliasco vicino al campo della prima squadra, penso che la dica tutto su quanto il senso di appartenenza, anche per i giocatori stessi, anche per chi non conosce cosa vuol dire giocare nella Sampdoria, ecco questo sicuramente aiuta. La categoria Primavera prevede in primis di formare nel minor tempo possibile, nel miglior modo, giocatori che possono aiutare, esordire o comunque crescere in funzione prima squadra, quindi questo è sicuramente il primo obiettivo e ovviamente legato al risultato, perché penso che una società come la Sampdoria abbia giustamente l'obiettivo di arrivare più in alto in classifica, di avere prestazioni degne di nota, di sentir parlare in maniera positiva di lei, quindi questi sono in primis i nostri obiettivi, poi dopo piano piano io sono abituato a lavorare piccoli obiettivi alla volta. Ce li faremo, gli obiettivi e cercheremo di raggiungerli.